Tinit, buonasera, sono Manuela, come posso aiutarla? Pronto? Sì, buonasera. Ah, buonasera, chiamo da Tarlon, provincia di Chiuti. Provincia? Di Chiuti. Senta, avrei bisogno di informazione perché ho un problema sulla linea del Papa Cirlo. Provincia, dimmi, scusa. Avrei un problema sulla linea del Papa Cirlo. Ti sta divertendo? Senta, per favore, non mi faccia perdere tempo che ho la scaldamagno sui fornelli e non vorrei che si bruciasse, eh? Mi sta divertendo molto. Allora, le comunico l'USRD così risolviamo i problemi. Pronto? Ma vaffanculo! Allora, le comunico l'USRD? No, gli ho chiesto se si sta divertendo. Allora, l'USRD è BA ZZI KA 83 @virgilio.it. Ha preso nota? Pronto? Mi dica. Ecco, ho un problema di modem che non si allinea dal 13 di gennaio. Adesso, non per essere volgare o comunque, ma mi sarei anche un po' scassato lo stracazzo di questa linea di merda. Sta scherzando? No, 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 ho il modem che è dal 13 di gennaio che non si allinea. E quindi? E quindi magari se risolvete l'inconveniente, porco Dio, sono più contento. Guardi, io non parlo con persone così maleducate, mi dispiace, allora un modere i termini. Mi scusi, ma lei lo sa che cosa vuol dire stare senza connessione? E questo le dà il diritto di passi termini? Sì, non sì, sembra. Diciamo di sì. Non mi sembra. Ma è comunque una questione di pregiudizio, non di estetica, quindi non perdiamo... Cosa sta dicendo? Non perdiamo tempo con questi fronzoli, per cortesia. Pronto? Pronto? Sì, sono in linea, sì. Un attimo. La ringrazio. Allora, qual è l'inconveniente? Che il modem non si allinea. Ha presente quella lucina che fa tin 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 tin, che sta fissa quando c'è il segnale? Ecco, continua a lampeggiare, il che significa che il mio cazzo di modem non si allinea. Pronto? 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 Porco Dio!